Lei non teme il far west nelle nostre case? No, tutt'altro. Il nostro modello non è il modello americano. Noi non incentiviamo l'uso delle armi. Io vorrei che ogni cittadino italiano nel comodino della propria camera da letto avesse un libro e una pistola. Oggi però c'è un far west al contrario. Furti, scippi, rapine, furti nelle nostre abitazioni sono in continuo aumento. Ogni anno vengono commessi in Italia 1,5 milioni di furti, 250.000 furti nelle abitazioni. E solo il 6% di chi commette questi reati gravissimi perché ti violano la tua intimità, la tua casa, quello che è di più caro, solo il 6% viene messo in galera e viene sottoposto a un processo. Questo è inaccettabile. Guardate, io lo dico, l'ho detto anche ieri in Parlamento, c'è una voglia di sicurezza che emerge dal Paese, importante, c'è un allarme sicurezza. Questo governo in questi 4 anni sì. Ha azzerato un principio, il principio della certezza della pena, il principio tale per cui chi sbaglia paga. L'immigrazione incontrollata e fuori controllo ha aumentato il fenomeno della criminalità. Il 62% dei furti nelle abitazioni sono commesse da immigrati stranieri. Le forze dell'ordine non hanno le risorse per poter garantire sicurezza, quindi noi vogliamo semplicemente aiutare il magistrato. Perché nel momento in cui ci sono casi simili, ci sono giudizi differenti da parte del magistrato. Affermiamo un principio, che la casa è sacra, il domicilio è inviolabile e se lo Stato non garantisce la sicurezza al cittadino, il cittadino ha il sacrosanto diritto di potersi difendere. Difendersi all'interno della propria casa da un ladro o un criminale non può mai essere un reato, ma un sacrosanto diritto della persona. Difendere il proprio figlio, difendere la propria incolumità, difendere il bene prezioso della vita è un sacrosanto diritto da parte del cittadino.